Gentili telespettatori, buona giornata. E il buon Salvini va all'esse lunga, si fa una bella foto con il carrello pieno con 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacchetti dell'esse lunga, si fa una bella foto mentre prende le castagne a 4,98 al chilo, al lettogrammo, a 4,98 al chilo, quindi ci fa vedere un Salvini domenicale che va a farsi la spesa al supermercato, fa anche simpatia al buon Salvini, perché parliamoci chiaro, Salvini non è una persona cattiva, dai, su, Salvini è un buon uomo, non è cattivo, ogni tanto parte per la tangente, dice di quelle cose che, no? Quando si mette le magliette, va in Polonia, insomma, si mette l'immaginetta qua di Putin incorniciata, insomma. Diciamo, però non è una persona cattiva, eh? È un personaggio che è fatto a suo modo, ma non è una persona cattiva. E vederlo lì che fa la spesa con i suoi sacchetti fa anche un po' di tenerezza, no? Però arriva Calenda, che continua a dirgli di andare a lavorare, vai a lavorare parte prima, vai a lavorare parte seconda, perché Salvini scrive niente pesche ma castagne, e Calenda vai a lavorare, bene, perché Salvini ironizza sul post con protagonista due genitori separati e la figlia, no? Però, insomma, farsi un dei selfie con in bella vista i sacchetti con scritto esse lunga, dove il vice premier va a fare la spesa all'esse lunga, è una pubblicità gratuita all'esse lunga imponente, se solo non è successo, ma se lui con tutti i milioni di iscritti che ha un post come questo, ecco, se l'esse lunga avesse dovuto pagare, sapete che gli influencer, quelli che hanno milioni di seguitori su Instagram, per un post così si fanno pagare 70.000 euro. La Ferragni con i suoi 20 milioni di seguitori, un post così con una pubblicità dell'esse lunga sono come niente 70.000 euro. Per un solo post con due fotografie, ecco... Non è successo ovviamente, però quella che sta facendo Salvini è una bella pubblicità gratuita all'esse lunga, gratis. Gli influencer alla Ferragni, quando avranno visto questa roba qui, avranno spalancato gli occhi come dire mamma mia, questo ce lo fa gratis. Ecco, ma a parte questo, le critiche di Calenda sono ridicole, perché vai a lavorare... Salvini lavora come Calenda, come la Meloni, come Conte, i capi politici sono persone, a differenza del politico classico, che lavorano molto. Allora, in Parlamento ci sono 600 politici, la maggior parte sono sconosciuti, Pinco Pallino, che ogni settimana va un'ora in Parlamento a schiacciare due pulsanti su ordine del partito e poi torna a casa sua a 1.000 chilometri con l'aereo. Lavoro praticamente è un optional, sono 13.000 euro in più per andare qualche volta in Parlamento a schiacciare due pulsanti, a star lì con Facebook, allora è finita sta roba che me ne vado, che c'ho l'aereo. Ma i capi politici realmente sono persone che lavorano tantissimo. Mi stupisce che Calenda, capo politico, dica a un altro capo politico vai a lavorare, perché Calenda sa perfettamente che lui come capo politico fa un certo numero di ore al giorno di lavoro. E attenzione, non cadete nell'errore del dire che quello che tira su i sacchi di cemento ogni giorno lavora e invece quello che è in ufficio non lavora, come se la fatica fisica sia il vero lavoro e invece il lavoro mentale non sia lavoro. Quella è una sciocchezza che in tanti credono, ma quelli che pensano questo è gente un po' di... un po' bassini di livello. Bene, quindi mi sembra anche strano che Calenda critichi Salvini. Vai a lavorare, perché tu cosa fai, Calenda? Il lavoro che fai tu è quello che fa lui, anzi lui lavora anche di più perché è anche ministro e vice premier.
Quindi vai a lavorare la domenica mentre lui a farsi la spesa all'Esselunga non ha senso. Cioè la critica di Calenda non ha senso. Se Calenda vuole fare la campagna elettorale criticando Salvini tutti i giorni, non so se può servire a qualcosa, perché Salvini ha l'8%, il 9%. Insomma, attaccare Salvini oggi non è attaccare il Salvini che aveva il 35%, proprio per niente. Ve lo dico anch'io chiaramente. I video dove parlo di Salvini li guardano pochissime persone. Quando fai un video sulla Schlein, sulla Meloni, sono molto visti i video. Ma quando parli di Salvini in un video, anche se ha fatto una cosa eccezionale, non se lo calcola più nessuno. Nessuno. Infatti ha l'8% proprio per questo. È come se faccio un video su Calenda, non se lo calcola nessuno. A parte questo, il piccolo errore, che poi non è tanto piccolo, di Salvini, e mi spiace che nessuno lo consigli, Salvini, anche lì la persona che gli ha fatto la foto, che magari è la fidanzata, consigliare Salvini, se tu fai vedere che vai la domenica e ti fai il carrello pieno con 7 sacchetti belli pieni, lì c'è una spesa, c'è la spesa... di centinaia di euro, in quel carrello lì ci sono centinaia di euro, come minimo 100 euro se non 200 euro, ecco, forse di fronte come vice premier, io se fossi stato in lui non avrei magari fatto vedere che prendevo le castagne, va bene, ma il carrello pieno, con una situazione in Italia dove ci sono il 30% dei lavoratori che sono poveri, un 30% quasi poveri, i pensionati che di media prendono 500-600 euro al mese, quel carrello della spesa non se lo può permettere, cioè ci sono milioni di persone che non se lo possono permettere, quel carrello della spesa domenicale. Quindi io personalmente... volevi fare la foto facendo vedere che prendevi le castagne al posto che le pesche, va bene, forse io avrei fatto la foto non facendo neanche vedere il cartello 4,98 al chilo, quindi forse un po' più di accortezza, ma il carrello con 7 sacchetti pieni zeppi di spesa Esselunga, io personalmente come vice premier, capo della Lega e nel governo lo avrei evitato, perché la maggior parte degli italiani un carrello con 7 sacchetti pieni all'Esselunga se lo scordano, forse qualche piccola accortezza, ma non c'è nessuno che lo consiglia, lì la fidanzata, cioè dice, senti Matteo, non fare vedere il prezzo, Matteo, 7 sacchetti pieni, non è che se lo possono permettere tutti, evitiamo di far vedere o evitiamo anche di fare la pubblicità a 7 sacchetti con l'Esselunga. Fai vedere che prendi le castagne e dici sono al supermercato, non prendo le pesche, prendo le castagne per farti una risata, ma lascia perdere il prezzo e lascia perdere il carrello stracolmo di sacchetti dell'Esselunga la domenica. Questo è quello che avrei fatto io. Lui è vice premier, ministro, lui è il super politico, però vedo che a volte questi super politici commettono delle superficialità che sono pazzesche. Se fossi stato lì con lui a fare la spesa, detto, senti Matteo, non fare vedere il prezzo, no, non mettere la foto con 7 col carrello pieno di spesa, lascia perdere. Se fossi stato suo amico l'avrei consigliato. Capisco che molti hanno timore a consigliare il grande capo perché, arrivederci a tutti.